Ma ora in onda Tutti i figli di Campanaro con Giovanni Mafrici. Campanaro, Campanaro, Marco. Campanaro, non si dimentica mai. Pronto, prontissimo. Il nostro ospite Ciccio Gualtieri, coach della Nuova Gioia Reggio Calabria. Buongiorno, coach. Ciao. Ciao a tutti, saluto. Allora, questa sera partita importantissima, quanti infortunati hai per prima cosa? La partita è importantissima, il numero degli infortunati ormai è diventato relativo, però mi ha segnato veramente questo inizio di stagione. Abbiamo perso tre giovani, tre under 18 interessanti, la Iacona Speziale con Demi e poi ultimo purtroppo Fabrizio Scaffidi, che è stirato, speriamo di recuperarlo al più presto, ma passerà un po' di tempo. E facciamo l'in bocca al lupo soprattutto ai giovanissimi, anche perché in questo momento la loro crescita cestistica non è bello subire questa tipologia di infortuni. Gara contro Siderno, gara difficilissima. Una gara difficilissima, io l'ho visti giocare domenica contro il Villa da meno 11, poi alla fine con una bomba da 3 hanno vinto la partita. È un campionato un po' strano, diciamo, per quanto riguarda questi risultati in fondo alla classifica, però da una parte è strano, da una parte è emozionante anche per questo, tutti possono vincere contro tutti. Ciccio, classifica spezzata in due parti, anche se ci sono tantissime gare da recuperare, sì, per tante squadre, tutto può succedere ancora. Sì, ancora è tutto aperto. Io ieri sera questo guardavo la classifica, noi siamo sei squadre a due punti con molti recuperi, è importantissimo questi recuperi per avvicinarci il più possibile alla zona playoff, ma ti ripeto, a me quello che preoccupa sono questi infortuni che hanno segnato soprattutto gli allenamenti. Ci stiamo allenando in pochi, purtroppo in pochi è poco, è un peccato per come si era messo il campionato. In breve ti dico, noi avevamo perso di 10 contro la Valgallico, che secondo me è la squadra che esprime il miglior basket attualmente, giovani e preparati e messi bene in campo, e poi abbiamo perso di brutta partita contro la Vis, dopo abbiamo vinto contro la Viola Reggio Calabria, una grandissima prestazione di tutta la squadra veramente, abbiamo perso col Villa ad un supplementare, abbiamo veramente sprecato una partita e poi stavamo facendo il colpaccio sabato scorso contro Rende, veramente incommiabili ragazzi, ti ripeto, senza Scaffidi, con due under 18 in campo per tutta la partita da protagonisti, e l'unico mio rammarico, in quanto anche perché le mie squadre, diciamo, che ho sempre allenato escono dopo qualche mese, una squadra giovane, nuova, anche con gli over, diciamo, nuovi da amalgamare, da assemblare, peccato, però stiamo andando avanti lo stesso. Ciccio, il tuo Pillo, ragazzo che hai visto crescere letteralmente con la palla in mano, l'hai fatto esordire a 15 anni nella vecchia C1 che era un super campionato, ha deciso di tornare in campo in Calabria, giocherà una partita in quel disoverato in Serie D prima di tornare a Roma, sto parlando di Antonio Mancuso, che ne pensi? Sì, Antonio era veramente un grande atleta, un gran bravo ragazzo, supportato da un'ottima famiglia, genitori splendidi, ma da ricordare di quella nata del 90 anche un certo Greco, con lui hanno esordito tutti e due 15 anni, pensa che nella partita col Canicattì dall'altra parte c'era un certo Howard che l'anno prima aveva giocato con la SIC Iesi in Serie A e noi abbiamo fatto la Serie C con due under 15 e tutto il resto, una squadra giovane, da non dimenticare anche il bel gruppo dell'84 dove è emerso alla grande rispetto agli altri lo Giacco. Era una politica di purtroppo di esigenze economiche, ma anche uno stimolo per lanciare questi ragazzi giovanissimi, calcolando dopo i problemi di studio che vanno via presto, quindi se non li fai giocare entro i 18 anni è assoverato ci avrei riuscito bene con Antonio, Greco, lo Giacco e tanti altri elementi.
Sì, è un po' quello che accade in tantissime piazze, vedi Castrovilla e non solo, per la mancanza delle vicine università o per politiche di andare a studiare fuori. Molto spesso i maggiori talenti del basket sono costretti ad andare via, fondamentalmente. Invece a casa tua, in quel di Reggio Calabria, alla Nuova Jolly, c'è un Riccardo Costa che ha viaggiato a 31, sta molto bene la tua guardia. Ma anche Claudio, Vozza, Nazareno stanno dando tutti un grosso apporto. Per non dimenticare la super prestazione di Claudio durante la partita con la Viola, ma da non dimenticare anche quella contro il Rende, che ha dovuto marcare sia l'americano, ha fatto un po' tutto, attacco e difesa, merito anche suo i 31 punti di Riccardo, di tutta la squadra e del collettivo che sta iniziando a capire, ad ingranare quello che voglio. Tanta aggressività, pazienza in attacco e molto contropiede. Purtroppo il contropiede con una panchina risicata, a me piace giocare a ritmi alti con una difesa da un prezzo a tutto campo che la mettiamo spesso, però ti ripeto, sono veramente in pochi e ci stiamo allenando pochissimo per via delle strutture e di problematiche per quanto riguarda la logistica degli impianti. C'è stata un po' di polemica grazie alle dichiarazioni di Brandon Viglianisi, guardia del Val Gallico, che ha minimizzato dicendo: gli americani del Rende non sono tutto questo potenziale, sì, bravi, veloci, ma niente di che, dopo la vittoria del Val Gallico. Tu come l'hai visto questo Rende? Guarda, è una buona squadra, ma ho ragione a Viglianisi. Se mi dicessi di scegliere due elementi tra gli americani o Viglianisi, Laganà o qualche altro ragazzo del Val Gallico, prenderei i due ragazzi del Val Gallico, dato che chiusi proprio senza pensarci nemmeno un secondo. Sì, assolutamente, perché il Val Gallico al momento è la squadra da battere insieme alla Venezia, che giocherà questa sera contro la Vis. Ciccio, in bocca al lupo e ovviamente ci vediamo questa sera al Centro Viola. Crepi, e grazie di tutto per la vostra gentilezza e per veramente la passione e l'amore che ci mettete nel seguire questo sport bellissimo. Ti abbraccio, Ciccio. Grazie. Ma ora in onda Tutti i figli di Campanaro con Giovanni Mafrici. Campanaro, ma Campanaro, non si udirete mai.